Se non sai come iniziare una presentazione, alla fine di questo video ti darò qualche indicazione utile. Come inizio? Come inizio? Porca pupazza ladra! Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Franco e oggi vi voglio parlare. Tam, 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 e continui. Quando stai parlando di te, le persone spesso non ti seguono con attenzione perché pensano a se stessi, fin quando non arriva veramente il contenuto. Come puoi fare per cercare di iniziare e catturare l'attenzione da subito? Un elemento potrebbe essere la storia. Se racconti una storia, gli eroi, i conflitti, l'antagonista, una storia che ti riguarda, come hai ottenuto un risultato, quali sono state le tue difficoltà, oppure prendi una storia molto significativa sulla base di quello che stai dicendo, perché se inizi con una storia piuttosto che presentare te stesso, catturi immediatamente l'attenzione perché siamo pronti ad ascoltare quella storia. Iniziare con una domanda retorica, una domanda che porti subito le persone a rispondere, a interagire con te. Quante persone provengono da Milano? Oppure chi vorrebbe essere in spiaggia con 1 milione di euro? Ipotizza uno scenario. Puoi praticamente portare la mente delle persone su un'altra scena, spostarli e farli un po' lavorare di fantasia. Potresti utilizzare e se fosse che? E se fossimo tutti sinceri, quanto cambierebbe la nostra vita? Oppure utilizza immagina di trovarti in una foresta, immagina di trovarti prima di un lancio di un paracadute, quali sono le cose che faresti per prime? Sposti immediatamente le persone con l'immaginario. Anche in questo caso li stai coinvolgendo. Una statistica scioccante. Se hai dei numeri concreti, reali, una statistica che può subito catturare l'attenzione delle persone, inizia con quella. Metti quella come prima slide. Fai vedere subito un numero scioccante. In questa stanza, oltre il 70% delle persone sta spendendo 1000 euro al mese inutilmente. Il 70% delle persone in sala sta pagando il triplo delle tasse. Qualsiasi cosa, purché sia comunque una statistica, sia scioccante ma anche veritiera, per cui sono già pronti, propensi ad ascoltarti. Una foto che rappresenti qualcosa in particolare, che subito catturi l'attenzione. Un video, utilizzare un video che riguarda quello che sta dicendo, un video che comunque sia fatto in modo da poter catturare l'attenzione. Una frase ad effetto. Sulle frasi però voglio dirti una cosa, c'è un eccesso di uso delle frasi, di frasi motivazionali, frasi di ispirazione, bisogna utilizzarle con cura perché ormai se ne fa veramente un abuso. Però, se una volta decidi di utilizzare una frase, può esserti utile. Cosa devi fare? Scegliere una frase che ritieni utile e metterla all'inizio della tua presentazione, in modo che possa stimolare particolare attenzione alle persone presenti. Prenditi cura del tuo inizio perché è la fase più delicata e più importante del tuo discorso in pubblico. Tu dici di mettere questa frase qui, ripeti? L'inizio è la parte più importante del lavoro. E chi l'ha scritto? Platone? E chi è?